Oggi una nuova ricetta con dei pesci liguri, tanute però in una maniera particolare. Le mangeremo crude e faremo una battuta di tanuta, ovvero tanti conoscono la battuta di carne e noi faremo invece la battuta col pesce. Cosa cambia tra la battuta e la tartare che tutti conoscono? La tartare è più fina, la battuta la batteremo al coltello a pezzi più grandi. Comunque la ricetta poi la terminerà Valentina. Come prima cosa andiamo a sfilettare. Useremo le tanute più piccole che ho pescato. Quelle grandi è meglio farle al sale o al forno. Quelle piccole le ottimizziamo ancora meglio facendo appunto la battuta. Abbiamo quattro tanute. Cosa ci serve? Un coltellaccio per fare i tagli grossolani e soprattutto il mitico sfilettino che ormai mi vedete usare in tutti i video dove sfiletto il pesce. Sfilettino che deve essere bello flessibile. Poi ci prepariamo già degli Scottex già tagliati per tenere sempre pulito il piano di lavoro, il tagliere, uno straccio, un piatto dove mettere i filetti e poi una ciotola dove mettere gli scarti. Andiamo subito velocemente questa volta però a vedere come si sfilettano le tanute perché ne ho già fatti parecchi di video su questo argomento. Andiamo! Allora, andiamo a sfilettare. Sollevo la pinna pettorale. Faccio un primo taglio seguendo la linea della branchia, in questa maniera, in modo tale bene da aprire da una parte e dall'altra. Sollevo la pinna. In questa maniera. Bene, sfilettino, andiamo a incidere a 45 gradi, non parallelo, non dritto, a 45 gradi, fino a intercettare la spina dorsale. Eccola qua. Dopodiché con questo movimento ci aiuteremo a staccare le spine dalla spina dorsale. E uno, fate un po' veloce perché ormai abbiamo visto. Stessa cosa. Ecco, tengo a precisare una cosa che non ho detto prima, che il pesce è surgelato, quindi decongelato, per il discorso di abbattimento della Nasakis, nel caso ci sia, perché non è detto che ci sia. Comunque, non avendo un abbattitore, preferiamo avere utilizzato un congelamento per qualche giorno a meno 24 gradi. Allora, avete visto che ho sfilettato, rimane una parte quasi invisibile che andiamo a scartare. Ora, puliamo bene il piano di lavoro, come vi ho già detto, è molto importante. Anche il coltello lo andiamo sempre a pulire. Ora con l'aiuto di una forchetta andiamo a tenere fermo qua dove c'è la coda e a levare la pelle tenendo il coltello ben parallelo. Ok, in modo da andare a levare la pelle. Adesso andrò a levare le spine, queste qua, le spine ventrali. Quindi inserisco il coltello tra la carne e le spine, in parallelo rispetto al piano di lavoro. Ed eccole qua, queste sono solo spine. Adesso vado già a tagliarla a metà e andare a levare le spine che si trovano in mezzo al filetto e al controfiletto, insomma, ai due filettini. Per questa cosa utilizzerò delle pinze apposite. È importante levare bene tutte le spine, però sennò poi ce le troviamo dentro la tartare. Adesso non sto ad andare a pulire tutto il pesce a sfilettarlo, quindi questo lo lasciamo un attimino in sospeso, e andiamo già a battere questo, perché poi il procedimento sarà uguale per tutti gli altri pesci e gli altri filetti.
guardiamo bene che sul piano di lavoro non ci siano squame, quindi è bene, molto importante pulire con uno scotter e asciugare anche i liquidi in eccesso. Bene, usiamo sempre questo coltellaccio per battere il pesce. L'importante è che tutti i coltelli, do per scontato, debbano essere ben affilati. Allora, andiamo a battere. Quindi andremo a tagliarlo abbastanza grossolano. Vedete che si taglia facilmente. Io ho fatto due tagli paralleli e due tagli obliqui. Comunque poi ognuno, cioè adesso non è che è una scienza esatta, eh? Soprattutto non siamo cuochi io e Valentina. Le nostre sono ricette da fare in modo casalingo e spartano. Lo vogliamo dire chiaramente, non vogliamo insultare nessun chef professionista, ma nel contempo, come dico sempre, nessuno insegna, ma da tutti si impara. Andiamo a batterla fin quando vediamo che è della dimensione giusta. Io non aumenterei di più, se no andiamo veramente a fare una tartare. Invece abbiamo detto che è una battuta, quindi a pezzettini abbastanza grossolani. A questo punto poniamo il tagliato in una ciotola, così che poi Valentina provvederà a condirla e a creare poi il piatto finito. Ecco, una ciotola di medie dimensioni va più che bene. Adesso faremo lo stesso procedimento per tutti gli altri pesci e poi passo la parola a Valentina. Bene, ora che Fabrizio ha finito di tagliare la nostra battuta, andiamo a preparare il condimento. Gli ingredienti sono semplici per non andare a coprire il gusto del pesce, quindi olio extravergine d'oliva, sale, limone, pepe, prezzemolo e una punta di zenzero a chi piace. Andiamo a mettere per primo il sale, due belle manciate di sale. Noi usiamo, come abbiamo già detto, sale rosa dell'Himalaya, pepe, sulle dosi anche molto soggettivo, cioè, non esagerare per non coprire il gusto, però che si sente. Il nostro prezzemolo fresco che abbiamo già sminuzzato, zenzero che va a dargli quel gusto un po' piccantino, limone e olio, anche questo rigorosamente ligure. Mescoliamo tutto delicatamente. Bene, a questo punto andiamo a coprirlo con della pellicola e lo mettiamo in frigo a marinare per un paio d'ore. Come contorno a questo piatto andiamo a fare un'insalata di cavolo cappuccio. Quindi prendiamo un cavolo fresco e andiamo a tagliarlo prima a metà e poi a listarelle più fini possibile. Una volta che abbiamo finito di tagliarlo, lo mettiamo in una ciotola, andiamo a condirlo. Quello che utilizzeremo è uva sultanina, che crea un buonissimo contrasto col cavolo, pinoli, anche qua rimaniamo in Liguria, sale e olio. Possiamo aggiungere anche un po' di pepe e ora andiamo a mescolare tutto. Ora la lasceremo macerare come abbiamo fatto per il pesce per un paio d'ore, così saranno pronte insieme. Trascorse un paio d'ore andiamo a tirar fuori dal frigo la nostra tartare. Prendiamo uno stampino d'alluminio oppure anche di silicone come preferite e andiamo
a riempirlo con la nostra tartare. Ok, a questo punto prendiamo un piatto e andiamo a mettere lo stampino in un piattino e tutto intorno la nostra insalatina. Sformiamo e andiamo ad aggiungere ancora un filo d'olio crudo. Voilà, il nostro piatto è pronto. Bene, il mare ce l'abbiamo qua di fronte, il pesce ce l'abbiamo qua nel piatto e come sempre l'aspetto più duro per me, quindi l'assaggio. Vediamo subito se Valentina è stata brava. Prendiamo un po'. Io sono un amante del pesce crudo, lo mangerei sempre crudo. Ottimo, ottimo, anzi direi che è buonissimo, abbiamo aspettato 2 ore, ma domani sarà ancora più buono, quindi potete tranquillamente anche consumarlo il giorno dopo, perché tanto l'olio che c'è dentro fa da conservante, quindi problemi non ce ne sono, ovviamente in frigo da lasciare. Bene, assaggiamo anche l'insalatina per poverina, per recensire anche lei. L'uvetta fa da contrasto non solo all'insalatina ma anche alla battuta, che è veramente eccezionale. Quindi se vi è piaciuto il video, vi è piaciuta la ricetta, un like e soprattutto iscrivetevi al canale. Vi aspettiamo per la prossima ricetta. Ciao!